Buonasera a tutte e tutti, siamo qui stasera per presentare il libro Il nazista che salvò gli ebrei di Andrea Vitiello con l'autore che chiaramente ci parlerà lui del suo libro. E, grazie alla libreria Belgrade che ci ospita, e un ringraziamento particolare. Ebbene, questo libro che ho avuto il piacere di leggere in questi giorni parla di una storia poco raccontata, che è la storia di come il popolo danese salvò gli ebrei danesi dalla deportazione che i nazisti avrebbero voluto fare i primi di ottobre del 1943, giusto? 1 e 2 ottobre. Questo, diciamo, fu questo tipo di operazione, indipendentemente dalla capacità della popolazione di essere solidali con i propri concittadini ebrei, si deve a gran parte all'intervento di Georg Ferdinand Duckwitz, che è un diplomatico tedesco nazista, che però a un certo punto ha deciso che non avrebbe accettato di collaborare con questa operazione di rastrellamento degli ebrei, anche perché lui probabilmente sapeva benissimo che fine avrebbero fatto questi ebrei, e quindi ha avvisato la comunità ebraica per tempo dell'operazione di rastrellamento. E in questo modo ha contribuito a salvare buona parte degli ebrei danesi. E per il resto, diciamo, ce lo facciamo raccontare da Andrea. Per esempio, una cosa che mi ha molto incuriosito di questo libro è la ricca ricerca di fonti che probabilmente avrei trovato. Dove hai trovato queste fonti e come le hai messe insieme, come le hai catalogate, come le hai organizzate? Allora, innanzitutto ci tengo a ringraziare tutti i presenti e Giorgio per essere venuto della redazione di Presenza, per il quale stiamo facendo il video del canale YouTube, e la libreria Belgravia e Luca, che mi ha permesso proprio di venire a presentare il libro a Torino, quindi ringrazio davvero Luca e questa fantastica libreria che dà la possibilità, diciamo, a tutti gli autori di poter presentare i loro libri, che presentano anche tematiche culturali. Certo, se presentavo il libro di Ilari Blasi, magari chissà quante persone e quanto casino sarebbe successo, però insomma io vi parlerò di una storia un po' poco conosciuta, di non violenza, che però sicuramente merita di essere raccontata. Le fonti sono gli archivi dello Yad Vashem, l'archivio della comunità, del museo della comunità ebraica di Copenaghen, e il Memorial Holocaust Museum di Washington. Poi ovviamente ci sono le fonti archivistiche, poi ci sono le fonti bibliografiche. Io sono un giovane storico, ho preso una laurea in filosofia, in scienze storiche, e poi mi sono preso un diploma di perfezionamento in didattica della Shoah, lo Yad Vashem, a Gerusalemme, e uno in un corso di perfezionamento post laurea sulla medesima materia all'Università di Firenze. Ora sto facendo un master di secondo livello in storia contemporanea all'Università Tor Vergata di Roma, e sono classe 1992 e scrivo anche articoli, tra cui proprio per Presenza e anche per altre testate. La storia danese è diversa rispetto alle altre. In Danimarca gli ebrei si instaurano già intorno al 1600-1622 sotto re Cristiano IV per modernizzare il paese. Sono ricchi sefarditi, maestri di zecca, gioiellieri, medici. Vengono subito raggiunti dagli ebrei ashkenaziti, che fanno parte dell'Europa centrale, quella che adesso è la Germania, ma all'epoca non era Germania. E loro praticamente alcuni erano commercianti di tabacco e diventano la maggioranza del paese. Nel 1690 un funzionario della forza pubblica di Copenaghen propone di aprire un ghetto, come era stato fatto già in Italia. Il primo ghetto è stato aperto proprio in Italia per il volere del Doge nel 1516. Questo funzionario viene esautorato dalle sue funzioni e il Parlamento danese lancia un proclama, quello che ora chiameremo il comunicato stampa, dove dice: non sarà mai aperto un ghetto perché è un modo inumano di vivere. Nel 1814, sotto re Federico VI, viene prima promulgata una legge contro ogni forma di discriminazione, dopodiché, grazie al decreto numero 31, viene data piena cittadinanza agli ebrei, che possono vivere in tutte le città e far parte delle corporazioni, a patto che dimostrassero di far parte della religione israelitica.
del 1849, ricordiamoci, anno in cui è ancora presente la schiavitù negli Stati Uniti d'America. Pochi anni dopo sarebbe scoppiata la guerra di secessione proprio per la schiavitù. La Danimarca diventa una monarchia parlamentare, si dota di una costituzione liberale che permette agli uomini di un determinato ceto sociale alto non solo di poter votare, ma anche di poter essere eletti al Parlamento, compresi agli ebrei. La Costituzione poi verrà cambiata nel 1866 e nel 1915. Con le modifiche del 1915 la Danimarca diventa uno dei primi paesi d'Europa a introdurre il suffragio universale, quindi il suffragio anche verso le donne. In Italia, come sappiamo, dobbiamo aspettare la fine della Seconda Guerra Mondiale. La Danimarca è rimasta neutrale durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1933, quando Hitler sale al potere, il re Cristiano X di Danimarca assiste ai festeggiamenti per il centenario della sinagoga di Copenaghen, quindi la situazione è completamente diversa. Tuttavia la Danimarca teme il vicino tedesco nazista. Perché? Perché dopo la Prima Guerra Mondiale lo Jutland, che ha una forte minoranza tedesca, entra a far parte dei territori danesi. Quindi temono che Hitler possa chiedere il territorio dello Jutland, come ha chiesto i Sudeti, come poi chiederà il territorio di Danzica, e quindi praticamente evitano di ospitare cittadini ebrei rifugiati. Nel 1938, nonostante la conferenza di Irving Lace Banz voluta da Franklin Delano Roosevelt per risolvere il problema dei rifugiati, di fatto non si risolve niente. E nel mese di novembre, dopo la notte dei cristalli, le associazioni femminili per la pace decidono di cominciare a muoversi e riusciranno ad ospitare 300 giovani ragazzi dello Yot Haliak, che era un movimento dove i giovani ebrei venivano portati nei paesi, gli veniva insegnato a coltivare la terra per poi il successivo arrivo in Palestina. Dopodiché anche la comunità ebraica farà qualcosa tramite enti benefici per aiutare gli ebrei. Però, vista la situazione, il ministro della giustizia, Stejske, varrà una legge per ogni forma di discriminazione razziale e religiosa. Verrà chiamata una legge giudaica, però lui citerà il Mein Kampf e la condanna alla democrazia di Joseph Goebbels, e quindi dirà: non potete dire non siete stati avvertiti. Arriviamo a quel punto al 9 aprile del 1940. Quel giorno la Danimarca, così come la Norvegia, verrà invasa dalla Germania nazista. 9 dicembre 1940. 9 novembre e no. 9 aprile 1940. 9 aprile 1940. 9 aprile 1940. Allora prima del no, dopo il 1 settembre 1939. Sì, esatto. Certo. 9 aprile 1940 e la cosa secondo me curiosa e interessante è che tutti più o meno conoscano che il 23 agosto del 1939 ci fu il patto Molotov-Ribbentrop, che permise la spartizione della Polonia e il fatto che l'Unione Sovietica e la Germania nazista dicevano che non si sarebbero dichiarati guerra a vicenda. Pochi sanno, e per me fu una sorpresa, scoprire che nel maggio del 1939 sul volere della Germania nazista fu firmato un patto bilaterale tra la Germania nazista e la Danimarca affinché non ci fosse stato uno scoppio di guerra tra i due paesi, un patto di non aggressione. Chiaramente la Germania nazista viola questo patto e è interessante le due reazioni diverse. La reazione della Danimarca, che accetta di fatto di capitolare e di avviare una cooperazione pacifica con la Germania nazista sul volere di Re Cristiano X, chiaramente nel libro trovate le parti del diario anche di Re Cristiano X, perché si rende conto che non può vincere contro la Germania nazista, e la Norvegia. In Norvegia c'era il re Haakon VII, fratello di Re Cristiano X. Lui però ha un atteggiamento completamente diverso. Quando la Germania nazista lo invade, lui dice: guardate che se non volete stare al mio fianco va bene, però io sarei costretto ad abdicare. Invita tutto il popolo a combattere al suo fianco. Il risultato sarà che dopo un mese di resistenza la Germania nazista prenderà il controllo della Norvegia, instaurerà un governo collaborazionista che sarà guidato poi da Victor Quisling, nazista norvegese, la comunità ebraica norvegese verrà quasi del tutto sterminata e
ancora di più la stessa popolazione ne pagherà il prezzo. In Danimarca invece, grazie a questa cooperazione pacifica, non soltanto le leggi razziste contro gli ebrei di Norimberga, ma anche quelle italiane del settembre del 1938 non verranno mai introdotte, ma di fatto il re rimane al suo posto, l'esercito rimane al suo posto, la marina rimane al suo posto, tutto rimane al suo posto. Chiaramente deve fare delle concessioni, quindi ci sarà il razionamento del cibo, perché il cibo danese servirà soprattutto a sfamare la Wehrmacht. E poi le industrie danesi, anche quelle private, saranno costrette a commerciare soltanto con la Germania nazista. Poi ci saranno altre concessioni. La prima, quella del 22 giugno del 1941, la Germania nazista rompe il patto Molotov-Ribbentrop con l'operazione Barbarossa, entra nell'Unione Sovietica e chiede alla Danimarca di mettere fuori legge tutti i comunisti. Quindi ci sarà una legge apposta e i comunisti verranno internati nel campo di Orsalod. Questo fu molto importante perché i comunisti di dove, scusi? I comunisti danesi. Danesi, vabbè. E questo chiaramente porterà alla violazione della Costituzione, perché la Costituzione permetteva la libertà di stampa, cosa che non era più permessa perché i giornali comunisti non potevano più uscire, e inoltre dava l'immunità ai parlamentari, che invece erano stati messi nel campo di concentramento. Dopodiché chiederà di aprire il Freikorps Danmark sotto la Waffen-SS, praticamente un corpo di volontari che avrebbe combattuto in Unione Sovietica per la Germania nazista. Saranno 8.000 persone, alcuni membri delle carceri per scappare, per uscire quindi dalle prigioni, altri invece saranno filonazisti dai 17 ai 35 anni. Dopo un mese di addestramento in Germania andrà in Unione Sovietica e la metà di loro verrà spazzata via dopo poche battaglie. L'altra concessione è la firma del patto anti-Comintern. Nel novembre del 1941 la Danimarca firma il patto anti-Comintern. Il patto anti-Comintern prevedeva, era un patto per combattere i comunisti e i socialisti nell'est. La Danimarca lo firma con delle riserve che restano segrete, perché non era intenzionata ad andare in guerra. Queste riserve erano proprio specifiche al fatto che non sarebbe dovuta essere costretta ad andare in guerra. Dopodiché chiaramente la libertà di stampa era limitata, c'erano giornali che venivano contrabbandati, però una redazione intera fu incarcerata, c'erano varie situazioni. La Danimarca risponde quindi con una resistenza non violenta, quindi se le Waffen-SS prendevano e entravano ad esempio in una libreria, se i tedeschi entravano in una libreria, per dire, entravano in questa libreria, cosa facevano i cittadini danesi, anche se erano tedeschi? Uscivano dalla libreria, aspettavano che i tedeschi uscivano dalla libreria e rientravano nella libreria. C'era un tram, ad esempio, dove c'era anche posta in piedi, reggendosi ad un bracciolo di ferro. Allora loro stavano lì, se i tedeschi si mettevano a sedere nello scompartimento dentro. A un certo punto i tedeschi decidono loro stessi di mettersi fuori per l'accoglienza glaciale dei danesi, così per la panetteria e per altri negozi. Se veniva cantato l'inno dell'SS, i danesi si voltavano dall'altra parte. Addirittura ci fu un'occasione, un episodio molto ironico. Praticamente dovete immaginare un teatro a Copenaghen, tutte le prime file piene di tedeschi, di nazisti, si ritrova il teatrante lì, deve aprire la scena e fa il saluto con la mano tesa alzata. E tutti cominciano ovviamente a fare a Hitler. Lui li fa sfogare tutti quanti. Quando questi si mettono a sedere, lui fa: la neve era alta così quest'inverno, in maniera sobria, chiaramente mettendoli tutti completamente in imbarazzo, no? Perché in Danimarca avevano questo stile di molto molto ironico, chiaramente, no? Noi in Italia li conosciamo poco perché difficilmente abbiamo mai studiato la storia danese, e la situazione chiaramente cambia ulteriormente per un altro episodio che si potrebbe chiamare ironico divertente. Nel settembre del 1942 re Cristiano X compie gli anni. Hitler gli manda una grande lettera per congratularsi con lui. Ovviamente dobbiamo renderci conto che i tedeschi vedevano i danesi come quasi di parità da un punto di vista razziale, no? Però chiaramente un conto era la resistenza non violenta, un conto era la resistenza armata. Vedevano razzialmente più o meno uguale anche i norvegesi, ma i norvegesi attuano una resistenza violenta e quelli sono stati i risultati. Gli manda questa lettera molto lunga, re Cristiano X gli risponde così: la ringrazio. E basta. Hitler si infuria tantissimo e manda un nuovo plenipotenziario tedesco in Danimarca, Werner Best,
anni dopo la guerra, quando lui sarà già morto, si scoprirà che lui era un criminale e aveva massacrato migliaia di persone in Polonia perché lui faceva parte dell'SS, e manda von Hanneken come nuovo generale della Wehrmacht in Danimarca. Prima di questo evento, nel settembre del 1941, il primo ministro ad interim Beekman Bull, poi ci sono vari impasti di governi, ovviamente trovate nel libro, andò da Re Cristiano X e gli chiese: cosa facciamo se ci chiedono i nostri ebrei? E lui disse: bene, prendiamo e ci mettiamo tutti la stella gialla di David. Lui non si tenne per sé questa cosa, la raccontò ad un giornale che la pubblicò il 10 gennaio del 1942, un giornale portuale di Göteborg in Svezia, e da lì nascerà la leggenda che il re Cristiano X, i reali, avessero indossato la stella gialla. Tanto che a me, ad esempio, io quando ho scritto il libro, stavo ancora finendo la tesi di laurea triennale in filosofia, a partecipare ad una conferenza di Claudio Faus per più impastate, e lui raccontò di questa storia vera, che in realtà poi non è vera, è una leggenda. Diventa una leggenda perché una leggenda che a me me l'hanno raccontata anche a Servizio Civile, un giornalista sul Post, addirittura la scritta del suo blog come se fosse vera, ma non lo era, perché negli Stati Uniti raccontano di questa storia. Ora dovete pensare che la Danimarca veniva chiamata da Winston Churchill il canarino di Hitler, per il fatto che non avesse resistito in maniera con le armi, no? Tutt'oggi la resistenza non armata non viene raccontata nei manuali di scuola, e io stesso all'università non me ne hanno mai raccontato di altre resistenze, anche non armate, non c'è stata solo quella danese, ovviamente. Così gli statunitensi, la comunità danese, cavalcò facendola diventare una leggenda per far vedere come i danesi resistessero all'occupazione nazista. Nel dicembre del 42 poi i nazisti cercheranno di bruciare la sinagoga, però senza riuscirci. Inoltre la polizia danese riuscirà a fare un piccolo gruppo di ebrei con dei bastoni e con delle pistole per proteggere i luoghi sacri, i luoghi più importanti. Nel 1943, il 23 marzo, la Germania nazista permette libere e democratiche elezioni in Danimarca. C'erano state mostre di arte antisemita, mostre, rassegne cinematografiche, una rivista tipo quella del Der Sturner, fortemente antisemita, tutte avevano chiuso per mancanza di sottoscrittori. Nonostante tutto, alle elezioni la più alta percentuale di danesi va a votare, l'89,5%, il partito nazista prende soltanto il 2,1%, la maggioranza dei voti vengono dallo Jusland, dalla minoranza tedesca. Quindi la situazione però cambia nell'estate del 43, perché... fermo un attimo. Ah sì, ok, fammi pure le domande che mi racconti così. Quindi... allora, il libro è una ricerca storica molto accurata, però in realtà uno potrebbe dire, diciamo, non è un libro storico di storia nella sua, perché essenzialmente tu hai usato l'artificio di raccontare le storie di singole persone e di singoli... salvatori, chiamiamo così, ovvero di persone che in qualche modo, di semplici cittadini danesi, che in qualche modo si sono fatti carico di salvare 10, 100, 1000 loro compatrioti ebrei. Una cosa l'hai già detta tu, che è quella che in realtà il cuore della storia è appunto il salvataggio degli ebrei danesi, ma dalla storia si evince che effettivamente la Danimarca ha attuato delle forme di resistenza non violenta a uno dei regimi più violenti che la storia ricordi. E quindi da questo, benché appunto evidentemente sarà stata tacciata di codardia, il re Cristiano X ha evitato che il suo paese venisse distrutto e raso al suolo, nella sintesi, perché la forza tedesca era preponderante, soprattutto col fatto che comunque era molto vicina. Quindi in qualche modo è riuscita a salvare il suo stato da situazioni peggiori, e soprattutto è riuscita a salvare quelli più, forse non si è tanto occupato dei comunisti probabilmente, che sono andati in clandestinità, però quelli che rischiavano di più erano gli ebrei, oggettivamente. Quindi cosa volevo dire? Volevo dire che il libro si legge in maniera fluida, perché racconta delle storie di persone come può essere chiunque, persone chiaramente negli anni 40, e magari racconta la storia di famiglie ebree che magari erano già scappate dalla Germania e si erano rifugiate in Danimarca,
piuttosto che famiglie ebrei danesi che stavano, vivevano agiatamente prima dell'inizio della guerra e cose di questo genere, e le fughe, i vari metodi di fuga che sono stati trovati, perché poi alla fine, questo faccio uno, alla fine gran parte degli ebrei si salvano scappando in Svezia, che è rimasta neutrale per tutta la seconda guerra mondiale. Interessante anche il modo con cui la Svezia ha accettato di ospitare, quanti erano gli ebrei che sono? Più di 7.000. 7.000 ebrei che si sono trasferiti in Svezia. Anche quello, ma questo te lo lascio raccontare a te. Sì, appunto, adesso io ti ho fermato poco prima che tutto precipitasse, effettivamente, che appunto eri arrivato al 42. Quindi fino al 42 la situazione era in qualche modo sotto controllo, nel senso che l'occupazione tedesca non era così oppressiva, la società danese, benché dovesse pagare un forte prezzo in termini di derrate alimentari, perché poi era costretta a dare gran parte della sua produzione, correggimi se sbaglio, sua produzione agricola alla Germania perché sfamasse l'esercito, e quindi all'interno della Danimarca c'era dei problemi di sussistenza, per cui c'era meno cibo di quanto fosse necessario. Però fino al 42 comunque la situazione era relativamente tranquilla, no? Poi sì, infatti la questione delle derrate alimentari, le concessioni che ho dette, poi anche il fatto che dovessero commerciare soltanto economicamente con la Germania, tutte le industrie sia pubbliche sia private, chiaramente a vantaggio della Germania. E come ho detto, dopo le elezioni fallite da parte del partito nazista del 23 marzo del 43 in Danimarca, ovviamente il partito nazista danese, e nell'estate la situazione cambia, perché ovviamente i nazisti hanno perso a Stalingrado, ieri che era il 2 febbraio, c'era proprio l'80° anniversario della sconfitta dei nazisti a Stalingrado, avevano perso a Dar al-Amein nel Nord Africa, e le città tedesche più importanti cominciavano ad essere bombardate. Quindi la resistenza non violenta danese comincia a prendere coraggio, grazie all'aiuto del SOE, l'intelligence britannica, cominciano a fare più atti di sabotaggio, più atti di scioperi, la situazione, insomma, sempre resistenza non violenta. Però la situazione degenera e nel mese di settembre viene instaurato lo stato di emergenza in Danimarca con il coprifuoco. La marina, l'esercito vengono tutti dismessi e molti ufficiali vengono incarcerati e rimane soltanto la polizia danese. Di fatto il governo si dimette, e il governo che faceva la cooperazione, e rimane soltanto i segretari dei ministeri permanenti, di cui il capo ovviamente era quello degli esteri, Sven Nyksen, che però non hanno la possibilità di proteggere gli ebrei. Così l'8 settembre, proprio l'8 settembre del 43, il giorno dell'armistizio, cioè è anche interessante guardare questi analogismi, Werner Best manda un comunicato ad Hitler, perché con l'installazione dello stato di emergenza ha perso il suo ruolo di plenipotenziario a favore di Anakin, dove dice la questione ebraica può essere risolta. Hitler lo rimette come plenipotenziario e l'11 settembre racconta che ci sarebbe stata la deportazione a Georg Ferdinand Jukwitz, figura cardine del salvataggio degli ebrei, quello che è in copertina nel libro, ovvero il nazista che salva gli ebrei, lui praticamente. E Georg Ferdinand Jukwitz chi è? Lui è un personaggio che nasce nel 1904 a Brema da una famiglia cosmopolita di mercanti. Già durante il periodo universitario lui parteciperà, diciamo, ai movimenti di estrema destra, frequentando soprattutto giurisprudenza ed economia. Dopo comincerà a lavorare come rappresentante di ditte commerciali, tra cui la Kaffe Hank, che la rappresenterà a Copenaghen in Danimarca nel 1928. Il primo novembre del 1932 si iscrive la Kaffe Hank, sì, quella del caffè. È la famosa marca che c'è tuttora, la sì, sì, mentre facevo la ricerca storica era andata a fare la spesa e beccai proprio la Kaffe Hank, dice, oh, guarda, c'è ancora, no? Certo, fanno dei caffè, ma è famosa la Kaffe Hank. Fanno solo dei caffè nato, che io sappia. Sì, fanno solo dei caffè nato. E il primo novembre 1932 lui si iscrive al partito nazista, quindi non si iscrive al partito nazista perché è costretto, perché il partito nazista ormai ha preso il potere e ti devi iscrivere per avere un lavoro, ma si iscrive convinto. Dal 33 al 35 lui lavorerà nell'ufficio esteri del partito nazista sotto l'ala di Alfred Rosenberg, ideologo del partito nazista, fece la prima rivista del partito nazista, fervente antisemita, e come responsabile della sezione della Scandinavia e poi responsabile dei Balcani.
Nel 1935 lui decide di non lasciare il partito nazista, ma di lasciare quel lavoro lì all'interno dell'ufficio esteri, mandando una lettera ad Alfred Rosenberg che trovate nel libro. La scintilla era scattata dopo la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione delle SA, 30 giugno 1 luglio del 1934. Lui torna a fare il commerciante, viaggia un po' in tutto il mondo. Nel gennaio del 1939 diventa di fatto rappresentante dell'Hamburg American Line a New York, però in estate diventerà membro dell'ambasciata tedesca a Copenaghen. Comincerà subito a collaborare, a lavorare per il ministero degli esteri del Terzo Reich. Nel 1941 si sposerà con una donna di origine svizzera, quindi non con una fervente antisemita o nazista, e poi diventerà consigliere di Werner Best nel 1942, quando lui arriverà in Danimarca. A lui in quel momento ha due possibilità, due scelte, l'importanza della scelta. Una scelta è quella di andare a Stoccolma, nell'ambasciata tedesca, e di levarsi le mani. L'altra è quella di restare in Danimarca. Appoggiato dalla moglie e dagli amici socialdemocratici, lui decide di restare in Danimarca. Prima fa un viaggio in Svezia, che trovate tutti i dettagli, tutti i dialoghi che ha nel libro, dove praticamente chiederà di fatto alla Svezia di ospitare tutti gli ebrei danesi. Poi dopo farà avere tutti i passaporti agli ebrei che conosceva per farli scappare in Svezia. Dopodiché farà sabotare la nave Monte Rosa, che era adibita al trasporto degli ebrei, alla deportazione degli ebrei, e farà sabotare delle navi facendo finta che non funzionassero, come per la Monte Rosa, quando in realtà funzionavano, per farli per praticamente non far sorvegliare la costa danese che affacciava alla Svezia. Li fa chiaramente chiede la collaborazione di due riservisti tedeschi. Cosa significa riservisti? Significa che avevano più di 50 anni, erano stati richiamati dall'esercito perché avevano bisogno di queste persone qua, però non erano persone indottrinate, cioè non era un ragazzino di 23 anni che magari aveva assorbito tutta la campagna propagandistica di Adolf Hitler. Questo è un fattore fondamentale, chiaramente. E, dopodiché non può fare nient'altro, quindi quando il 28 di settembre, il giorno prima del suo compleanno, lui viene a sapere che la deportazione sarebbe avvenuta tra il 1 e il 2 di ottobre, va da Hans Edtoft, che diventerà due volte primo ministro della Danimarca dopo la guerra, segretario del Partito Socialdemocratico, e gli dirà: guarda, ci sarà la deportazione, e poi va via. Lui è una figura un po' ombra di Hugwitz. Ah, grazie a questo suo avviso, come verrà riportato nel processo Eichmann, che riporta le testimonianze degli ebrei, gli ebrei riescono a nascondersi grazie all'aiuto dei danesi. Perché? Perché nessuno ci avrebbe creduto, i danesi si sentivano al sicuro, perché le leggi razziste non erano state introdotte, non era stato introdotto nulla, quindi non pensavano che sarebbero stati deportati. Se non ci fosse stata una figura così importante, che aveva accesso alle informazioni, un politico nazista che collaborava con il ministero degli esteri del Terzo Reich, loro non ci avrebbero creduto. Allora, soltanto 202 ebrei vengono catturati la notte tra l'1 e il 2 di ottobre, dopodiché la resistenza danese comincia a ingranare di fatto proprio per salvare gli ebrei e trasportarli nella neutrale Svezia. E qua trovate tantissime storie, ad esempio il dottor Koster, che all'ospedale faceva venire gli ebrei tramite falsi funerali, facendoli vestire tutti di nero, li nascondeva nelle camere dedicate alle infermiere, e poi li trasportava nella banchina con le ambulanze. Trovate altre storie, storie del crepe della cucitura, storie di fatto di partigiani della resistenza che aiutarono gli ebrei, anche piccole persone, due o tre persone danesi che si fecero promotori per salvare gli ebrei, uno che con la moglie, lui che era praticamente membro della squadra olimpica di canottaggio, con la sua canoa portava gli ebrei in Svezia, e poi tra l'altro anni e anni dopo la guerra, in un programma tipo quelli che abbiamo, no? Dove ci si rincontra con i parenti, con gli amici, così praticamente rincontrerà questo ebreo che aveva salvato, e la moglie che era svedese, che poi che si sposerà dopo la guerra, e praticamente ci sono tantissime storie ovviamente nel libro. Una di queste, ad esempio, è quella del club della cucitura di Elsinore, che collaborava con una locanda che stava a Snekkersten. A Snekkersten, una località portuale, c'era una locanda gestita da Henry Thompson e sua moglie Margaret. Henry Thompson comprerà anche una nave con cui portava gli ebrei gratuitamente in Svezia, ed era uno che gli piaceva scherzare. Venne catturato
dalla Gestapo, disse: io non ho mai visto nessun ebreo, non c'era nessuno, eccetera, e viene riportato lì. Però Hans Jull, che poi verrà chiamato Gestapo Jull per la sua fervente attività di catturare gli ebrei, ne catturerà 80 nella chiesa, che si erano nascosti nella chiesa di Kigel tra il 6 e il 7 di ottobre. Lui addirittura una volta, siccome c'era un cliente molto sgarbato, chiamò Hans Jull nella notte e gli disse: guarda, questo probabilmente è ebreo, valla a trovare. Allora Hans Jull si reca nella camera, bussa, lo sveglia, e questo comincia a inveire totalmente contro di lui, chiaramente non era ebreo. Hans Jull uscì fuori con la faccia tutta bianca, aveva fatto una figuraccia, disse: mi raccomando, però richiami sicuramente, no? una scena commedia praticamente, no? Che era un po' divertente nello stile danese. Ci sono tantissime storie. Purtroppo nel marzo del 44 Hans Jull scopre che ci sono alcuni luoghi che probabilmente davano asilo agli ebrei, e ce l'aveva nella sua mappa della sua limousine. Harry e Margaret vengono avvisati, e Harry però non scappa insieme a Margaret, per qualche motivo rimane lì, verrà catturato, verrà deportato in un campo di concentramento e alcuni mesi dopo morirà a causa dei lavori forzati. I danesi giusti tra le nazioni sono soltanto 22, per i danesi era una cosa normale aiutare gli ebrei, aiutare gli altri nel momento del bisogno, per questo non hanno fatto raggiungere il loro nome allo Yad Vashem, altrimenti sarebbero stati migliaia. Infatti a Gerusalemme c'è una piazza proprio insieme a Piazza Danimarca. Nel libro poi trovate moltissime altre storie. La cosa interessante è che la Svezia accetta di accogliere gli ebrei, anche perché Niels Bohr, poco prima della notte tra il 1 e il 2 ottobre, viene portato in Svezia. Niels Bohr, premio Nobel per la fisica, era un grande amico di Einstein, ma soprattutto Niels Bohr era anche il professore di Oppenheimer, quello che è l'ultimo film al cinema di Christopher Nolan, tra l'altro c'è un attore proprio che lo interpreta nei film. Quindi viene accolto dal segretario per gli affari scientifici di Winston Churchill, che lo vuole portare negli Stati Uniti. Lui dice no, fino a quando le radio e i giornali non dicano che la Svezia è pronta ad accogliere gli ebrei. E quindi in questo modo ci saranno poi le navi svedesi alla soglia della costa svedese che prendono questi pescherecci che rischiano di affondare e li ospitano. Inoltre fu anche molto importante la resistenza delle guardie costiere danesi, che non erano state cambiate dopo la deportazione, dopo il 9 di aprile del 1940, perché costava troppo se no cambiarli tutti, e quindi anche loro resistettero e non avvisarono che i danesi che gli ebrei stavano scappando. E chiaramente in questa situazione circa 7.000 ebrei vengono salvati praticamente. E non so, 400 che vengono deportati, sì, quindi sì. I tedeschi sono riusciti a recuperare 400 ebrei, su 7.000. Circa 450 ebrei, 202 della notte tra l'1 e il 2 di ottobre, del più fallimentare raid nazista nella storia della Shoah, e circa 250 mentre cercavano di scappare in Svezia. E fu molto importante perché praticamente i danesi proteggevano i loro ebrei dicendo: sono cittadini danesi. Quando il 2 ottobre fallisce il raid, i tedeschi dicono: noi liberiamo i vostri ufficiali militari catturati durante l'instaurazione dello stato di emergenza se ci dite dove sono gli ebrei. E gli ufficiali militari liberi dicono: non avrebbe alcun senso scambiare un ebreo con un altro ebreo, un cittadino danese con un altro cittadino danese. Gli ebrei apolidi non furono mai consegnati alla Germania nazista, perché dissero: sono apolidi, non sono cittadini né danesi né tedeschi, non vediamo perché vi dobbiamo consegnare. Basta guardare in Germania, nel luglio del 42, gli ebrei vennero ammassati dai poliziotti e dai fascisti francesi, tutti gli ebrei apolidi vennero tutti deportati da Auschwitz, dove moriranno. Quindi lì furono protetti persino gli apolidi, come spiega Anna Arendt. Il vescovo di Copenaghen, capo dei vescovi della Danimarca, luterano, farà una lettera, la manderà in tutte le diocesi e ai nazisti, invogliando la popolazione a proteggere gli ebrei. L'Università di Copenaghen chiuderà per una settimana gli studenti per protesta contro il raid contro gli ebrei. Inoltre Liukewitz fu fondamentale, perché lui durante lo sciopero, il grande sciopero che porterà molti morti tra la fine di maggio e i primi di giugno del 44, lui intercederà per trovare un accordo tra gli scioperanti e Warren Drabbest, e poi lui parteciperà addirittura alla congiura per assassinare Hitler, quella più famosa, ce ne saranno ben 16 durante la seconda guerra mondiale, quella più famosa è quella dell'operazione Valkyria, quella del film con Tom Cruise, per intenderci. Lui sarebbe diventato plenipotenziario tedesco in Danimarca e in Norvegia, avrebbe trattato la resa con gli alleati, però
Il 20 luglio, come sappiamo, del 44 non va bene l'attentato e tutti i generali che lui conosceva vengono uccisi. Così lui fa scappare la moglie in Svezia e vivrà con, diciamo, la possibilità che la Gestapo l'avrebbe potuto catturare fino alla fine della guerra. Di fatto lui era un po' protetto da Werner Best perché sapeva che una testimonianza a suo favore di Dukebix a fine guerra gli avrebbe risparmiato tanti anni di carcere. Chiaramente Dukebix non sapeva tutte le efferatezze che aveva fatto Werner Best. Dukebix testimoniò dicendo che in Danimarca lui ha evitato molte più stragi, perché se avesse voluto avrebbe potuto far avvenire molte più stragi. Si saprà solo dopo, grazie al suo biografo e grazie agli archivi, quello che aveva fatto Werner Best. Molti ebrei finiscono a Theresienstadt. Theresienstadt era un ghetto campo di concentramento, un ghetto culturale, perché c'erano moltissimi artisti ebrei che erano stati deportati lì. La Danimarca non li abbandonerà, gli manderà dei pacchi viveri e chiederà una visita della Croce Rossa. Per l'occasione, il 23 giugno del 44 verrà messa a puntino il campo, ci sono moltissime testimonianze. Io ripercorro la storia di Theresienstadt raccontando la storia degli ebrei danesi che vengono deportati lì. E poi verrà fatto un documentario, Hitler regala una città agli ebrei, grazie a Kurt Gerlon, regista ebreo che era scappato dalla Germania, era finito in Olanda, ma in Olanda non aveva trovato modo per raggiungere gli Stati Uniti. Poi però il 16 ottobre del 44 verranno tutti portati ad Auschwitz, quasi tutti sterminati. Pochissimi degli artisti, della banda jazz o dell'orchestra di Theresienstadt riusciranno a sopravvivere. I danesi però erano tutelati rispetto ad esempio agli ebrei olandesi o ai bambini, per cui Theresienstadt rappresentava un campo di transito per Auschwitz praticamente. Furono migliaia i bambini che morirono poi passando da Theresienstadt. Grazie poi all'intervento del Fulke Bernadotte, vicepresidente della Croce Rossa svedese, troverà un accordo con Him per far trasportare tutti i prigionieri scandinavi, compresi gli ebrei, dai campi di concentramento alla Svezia. Quando il 15 di aprile i bus della Croce Rossa raggiungeranno Theresienstadt e poi passeranno dalla Danimarca, ci saranno grandi feste e i tedeschi dai megafoni diranno: se non la smettete la riportiamo di nuovo a Theresienstadt. Tra l'altro, tra quelli che verranno liberati e portati in Svezia ci saranno anche i poliziotti danesi. Siccome i poliziotti non avevano mai collaborato per catturare gli ebrei, ci fu un falso raid aereo nel settembre del 1944, dove 2000 poliziotti danesi verranno catturati e deportati nei campi di concentramento. Quindi alla fine saranno più i poliziotti danesi a essere deportati che non gli stessi ebrei. Sul finire della guerra inoltre ci sarà un episodio molto tragico, perché nel marzo del 45 verrà bombardata la sede della Gestapo a Copenaghen. Però la RAF di fatto bombarderà per sbaglio anche una scuola elementare di sole bambine, tenuta da delle suore. Moriranno 80 tra bambine e suore. Quello è stato l'unico bombardamento della RAF in Danimarca o ce ne sono stati anche altri? Ce ne sono stati anche altri. Ovviamente i danesi dovevano andare nei rifugi aerei quando c'erano i bombardamenti, perché c'era anche una fabbrica danese che produceva armi per la Germania nazista, che verrà distrutta tra l'altro dai danesi senza mietere vittime, però in maniera non violenta. Quindi, perché nel maggio del 44 ci fu un episodio molto divertente. Praticamente Ines, la principessa danese, partorì la sua seconda bambina. E allora c'erano tutte le cannonate per festeggiare la situazione, 21 cannonate. I resistenti non violenti decisero di fare 21 atti di sabotaggio contro i nazisti per festeggiare la nascita della bambina. Uno di questi fu quello di andare in cinema e proiettare film antinazisti che gli erano arrivati grazie al contrabbando, ovviamente. Tra l'altro c'è un film Netflix che ovviamente romanza il bombardamento nella scuola, che racconta il bombardamento della scuola, non mi ricordo come si chiama, molto toccante, veramente molto toccante, racconta quello che ora, diciamo, nelle guerre viene detto è stato un danno collaterale, no? Però in realtà lì c'erano bambini a scuola e tutt'oggi nelle varie guerre c'è tanto. Se non vado errato,
un bombardamento qui a Torino stesso ha preso una scuola a quartiere di Madonna di Campagna, se non ricordo male, per dire, non era una cosa che capitava non sovente, anche perché chiaramente non erano bombe intelligenti. Non penso esistano le bombe intelligenti. No, in generale non esistono neanche adesso, ma quelle erano proprio stupide, nel senso che tiravano a indovinare, per cui mancavano il bersaglio di diversi chilometri. Folke Bernadotte, tra l'altro, dopo la guerra si recherà in Palestina per mediare una pace tra i due gruppi, quello sionista e quell'altro. Purtroppo però verrà ucciso da degli estremisti che non volevano la pace tra i due stati. Proprio dopo la guerra, qualche anno dopo, mi sembra nel 48 o nel 49, quindi era appena cominciata, diciamo, i conflitti armati tra i palestinesi e tra gli israeliani. E la guerra poi finisce, non è il primo anno è molto complicato, perché molti ebrei tornano e trovano la loro casa a disposizione, il loro lavoro, eccetera, alcuni no. Quindi si crea un malumore antisemita all'interno del paese, che però viene subito sconfitto dal governo, che fa una legge per risarcire gli ebrei costretti a fuggire in Svezia e quelli costretti a essere deportati a Terenzystadt. In questo modo, grazie poi anche ad un piccolo risollevamento economico, dopo un anno la situazione è già risolta. Tuttavia, negli anni 90, fine degli anni 90 e primi anni 2000, è stato scoperto che 21 ebrei erano stati fatti arrivare in Danimarca da dei danesi, però dei poliziotti filonazisti li avevano rimandati indietro e questi erano morti ad Auschwitz-Birkenau. Inoltre due industrie danesi private, non pubbliche quindi, avevano collaborato con i nazisti a Porto Kunda e utilizzano la manodopera schiava di ebrei, di rom e di sinti, chiamati volgarmente zingari proprio dai nazisti, e purtroppo tutt'oggi anche nelle curve vengono chiamati così nei cori. E praticamente poi, dopo queste scoperte, il 4 maggio del 2005, 50° anniversario della liberazione della Danimarca, il presidente del consiglio Rasmussen, del Partito Liberale, quindi immaginatevi il centrodestra italiano praticamente, chiese scusa per quanto avvenuto, per le 21 persone non erano state salvate e per le industrie per quello che avevano fatto. Il problema poi della Danimarca quale fu? Fu che, visto che tutti erano stati salvati, non c'è stata la memoria del bene. In Italia non abbiamo fatto i conti con la nostra storia negativa del fascismo. In Danimarca non ricordano la storia del bene. Questo poi ha portato dei problemi, perché la politica migratoria in Danimarca è molto dura e è molto dura anche nei confronti delle minoranze etniche in Danimarca, che spesso vengono spostate in altri quartieri per ripopolare un quartiere magari di danesi. Quindi è molto importante anche ricordare la memoria del bene e ricordare quanto il proprio paese ha fatto per salvare gli ebrei e verso i rifugiati. Ad esempio, come ha fatto la Svezia. La Svezia ospitò benissimo gli ebrei danesi e i rifugiati, trovandogli anche posti di lavoro inerenti a loro, ad esempio nel libro troverete molte foto, e ospitando anche bambini nelle varie scuole. Quindi il mio libro vuole anche raccontare la storia di accoglienza verso i rifugiati di guerra, mentre adesso i rifugiati di guerra vanno bene soltanto se sono alti, biondi e con gli occhi azzurri, praticamente, per fare un riferimento. E chiese scusa, chiaramente la memoria del bene lì non viene ricordata, e dopo la guerra, nel 1971, Georg Ferdinand Dukwix, ormai in pensione, riceverà un premio in occasione della ricorrenza della rivolta del ghetto di Varsavia. Lui era già andato in pensione nel 1970, il suo ultimo atto politico, aveva fatto ambasciata e via dicendo, in quel periodo era un diplomatico all'interno del governo della Germania occidentale, fece riavvicinare la Polonia con la Germania occidentale, perché ovviamente dalla guerra fino al 1970 i due stati non si parlavano. Nel 71 poi lui ricevette anche il titolo di giusto tra le nazioni, però morirà nel 73 ed essendo un nazista in Danimarca è completamente dimenticato. Io l'ho presentato con The Gate Institute, che purtroppo sono stati chiusi, tra cui quello di Torino e molti altri, ed è un peccato che i centri culturali così importanti vengano chiusi, è stato veramente un peccato. Però per fare un esempio, i vari direttori, maschi e femmina, e quelli che lavorano nel Gate Institute, mi hanno spiegato che pur vivendo in Germania,
facendo andare tra Germania e Italia, non hanno mai sentito nominare la figura di Djokovic. Lui di fatto lasciò soltanto una figlia adottiva, però nessuno ha sentito parlare di Djokovic in Germania, non c'è una targa su Djokovic neanche a Brema, nulla di nulla. E questo libro vuole raccontare la storia non violenta della Danimarca, la storia di Djokovic, ma soprattutto nella normalità del bene, che cito Socrate e Hannah Arendt, perché la storia di Djokovic dimostra che si poteva dire di no. Si poteva dire di no e anche agli ordini dei nazisti, quindi le scuse di Norimberga e le scuse di Eichmann a Gerusalemme erano scuse campate per aria, perché se si voleva ci si poteva opporre alla deportazione dei nazisti e voluta dai nazisti per gli ebrei. In Italia, nella deportazione dell'ex ghetto di Roma del 16 ottobre del 43, quindi circa due settimane dopo il fallito raid nazista in Danimarca, non ci fu un politico fascista che disse guardate ci sarà la razzia, attenti, nascondetevi eccetera. In Italia non ci fu una figura del genere. La Danimarca poi è un grande caso, perché dal re alla persona più umile tutti cercarono di fare qualcosa per salvare gli ebrei, e quindi viene fuori la banalità del male praticamente, perché se si mantiene viva la propria coscienza attiva ci si può opporre agli ordini anche nei momenti più bui della storia, anche se le norme morali e i costumi sono cambiati totalmente nel proprio stato. Defense può anche essere un esempio anche attualmente per ordini brutali che possono essere dati tuttora nelle guerre, perché nonostante esistano le guerre esistano anche adesso, e quindi penso possa essere davvero un esempio morale quello di Djokovic, quello della Danimarca con la non violenza, e possa essere davvero molto importante ricordare quanto avvenuto in Danimarca. Se poi avete delle domande da farmi su qualche storia, nel libro trovate più di 100 fotografie in bianco e nero, perché io considero già dalla prima guerra mondiale la fotografia di fatto un documento storico, e quindi penso sia molto importante arricchirla nei libri di storia contemporanea, anche se molti libri di storia contemporanea, pur potendoci mettere le fotografie in bianco e nero, anche soltanto in bianco e nero perché a colori costa di più ovviamente poi stampare il libro, non si trovano proprio nessuna fotografia. E se volete farmi delle domande, poi lascio le conclusioni a Giorgio, e chiaramente vi invito a prendere il libro Il nazista che salvò gli ebrei, storia di coraggio e di solidarietà, pubblicato dalla casa editrice Le Lettere con la prefazione di Mono Vadia, perché chiaramente è un incentivo poi a poter pubblicare nuove ricerche storiche, perché non è mai facile, soprattutto in Italia dove vanno più i libri come quello di Gary Blasi, citato all'inizio per fare una battuta, e il libro chiaramente lo trovate alla libreria Belgravia, lo potete anche consigliare a venire a prendere alla libreria Belgravia. Grazie per avermi ascoltato. Va bene, è un po' d'acqua che non ce la faccio più. Grazie. Direi che possiamo approfittare della tua conoscenza enciclopedica. Io volevo aggiungere un aspetto che è accennato anche nel libro, cioè diciamo. Abbiamo scoperto che la Danimarca è stato un esempio di resistenza non violenta e quindi di protezione dei propri cittadini e di, in qualche modo è un posto dove sono stati trovati, grazie a personaggi tipo Djokovic, dei modi per in qualche modo non rispettare gli ordini quando questi ordini sono contro la propria coscienza. Una cosa simile è successa anche in Bulgaria, lo accenni, e sarebbe interessante approfondire, perché la storia bulgara, se la storia danese bene o male in qualche modo può arrivare in Italia, la storia bulgara penso che non ci siano pochissime testimonianze. Comunque anche la Bulgaria ha protetto i propri cittadini ebrei, quindi evitando la deportazione di massa, ma chiaramente qui nel tuo libro lo accenni soltanto, essenzialmente, perché se no ci sarebbe da scrivere un altro libro. Quindi secondo me il caso specifico è un caso molto esemplificativo che dovrebbe essere tenuto a conoscenza, soprattutto perché adesso si dice, tornando ai tempi di oggi, si dice che al conflitti armati non c'è alternativa, si sta passando l'idea che comunque bisogna difendersi con le armi, e sicuramente è passata l'idea rispetto alla difesa dell'Ucraina, ma già si sta parlando, dobbiamo armarci per difenderci da un eventuale attacco russo, si parla di costruire un esercito di riservisti di 600.000 persone, mi pare, qualcosa del genere, cioè c'è un
chiaramente il racconto di queste storie che nel passato hanno avuto di resistenza non violenta e che comunque che hanno fermato anche potenze assolutamente negative come quella nazista, può essere un interessante punto di vista differente rispetto all'idea che per difendersi bisogna forza armarsi fino ai denti, perché armarsi fino ai denti poi significa anche togliere risorse ad altre cose, chiaramente. Tra cui la scuola, la sanità, e qui entriamo in un altro, chiaramente in un altro discorso. Se nel pubblico qualcuno ha delle domande da fare a questa conoscenza enciclopedica sulla storia della rete, facendo una piccola riflessione su questo, le guerre, ora tolto quella della seconda guerra mondiale che è stata forse la guerra più ideologica che ci sia mai stata a livello contemporaneo, poi le guerre normalmente servono soltanto a far soldi ai venditori di armi, a chi traffica le armi e tutto, come ha citato anche Papa Francesco. Le guerre, dice Hannah Arendt, non cambiano le cose ma ridefiniscono i poteri, e penso che sia un po' la verità. Penso che il caso danese possa essere un esempio e che bisogna puntare molto di più sulla diplomazia. L'ONU è nata per questo, la Società delle Nazioni fallì perché scoppiò la Seconda Guerra Mondiale. Ora, non è scoppiata la Terza Guerra Mondiale, ma se scoppiasse una situazione del genere l'ONU avrebbe fallito come avrebbe fallito la Società delle Nazioni. Si dice che c'è la Terza Guerra Mondiale a pezzetti, però dobbiamo puntare sulla diplomazia proprio e investire sulla diplomazia per impedire che questo accada, e anche per risolvere gli attuali conflitti che ci sono nel mondo, non soltanto quello ucraino e quello israelo-palestinese, ma le dozzine di conflitti che ci sono, che non ci vengono raccontati magari in Africa, perché tanto non ce ne frega nulla, c'hanno la pelle nera, chi se ne frega se muoiono, no? Perché di fatto poi delle volte, purtroppo, non voglio essere cinico, però purtroppo si ha quella sensazione lì, che ad esempio i conflitti in Birmania, che è un conflitto strasanguinoso, non valga la pena ad esempio di essere raccontato. Sul caso della Bulgaria, la Bulgaria era alleata della Germania nazista, lì ci fu la figura di Dimitar Peshev, giusto le nazioni, lui era un filo nazista, bulgaro, nazionalista, lui approvò l'ascesa della dittatura, approvò le leggi razziali volute dalla Germania, e poi fu molto contento quando la Germania fece acquisire alla Bulgaria la Tracia e la Macedonia, perché con le guerre balcaniche la Bulgaria non era riuscita a prendersi la Tracia e la Macedonia, non c'era riuscita alla prima guerra mondiale, dove era alleata degli imperi centrali. Gli ebrei della Tracia e della Macedonia, dei territori acquisiti, verranno tutti deportati e sterminati, quelli della Bulgaria no, perché praticamente Dimitar Peshev veniva da un piccolo paesino e i suoi compagni di classe ebrei lo andarono a trovare a casa e gli dissero: guarda, non puoi permetterci, facciano questo. Lui si sentì in colpa, come vicepresidente del Parlamento bulgaro riuscì a far fermare la deportazione, ma da solo non sarebbe bastato, intervenì anche ovviamente il patriarca bulgaro, che fece fare una grande manifestazione in piazza, e questo permise il salvataggio di circa 50.000 ebrei. Però, come ho detto, le leggi razziste erano state introdotte, gli ebrei in alcuni casi erano stati costretti ai lavori forzati, e dopo la guerra e l'arrivo dell'Unione Sovietica e della dittatura comunista, di circa 50.000 bulgari, 45.000 si recò a vivere in Palestina, mentre in Danimarca quasi tutti rimasero a vivere lì, anche quelli che avevano trovato rifugio quindi, ed erano in Danimarca il 9 aprile del 1940. Quindi la situazione è chiaramente diversa, e Dimitar Peshev chiaramente però ha rappresentato un esempio. Soprattutto il caso della Bulgaria e il caso della Danimarca dimostrano che se ci si opponeva ai nazisti, anche senza le armi, perché i danesi e i bulgari, i bulgari poi erano alleati e rimangono alleati fino alla fine della guerra, nonostante tutto, se ci si opponeva ai nazisti anche senza la violenza, i nazisti non sprecavano le loro risorse militari per fare una guerra interna per andare a prendere gli ebrei. Questa è una dimostrazione molto importante, perché spesso si diceva gli ebrei andavano consegnati perché se no chissà i nazisti cosa avrebbero fatto. Invece queste storie rappresentano che se ci si opponeva ai nazisti, questi alcune volte non andavano fino in fondo per andare a prendere, praticamente deportare gli ebrei.